Ieri notte, nell'orto di Mario, sono arrivato a un passo dal solco dei pomodori. Ma è successo qualcosa. E prima, tutte quelle foto tra le persone coinvolte in questa storia, cosa suggeriscono? Amicizia o qualcos'altro? Domande, domande e un'altra tra le tante. Ho ancora un futuro come investigatore? Magari sono stato superato dai tempi. In fondo, basta un social network per sapere ogni cosa di chiunque. Ormai siamo tutti potenziali investigatori e tutti potenziali investigati. Aveva un grande appetito Nero Wolf. Eh sì, era capace in un giorno di mangiarsi 3-4 buchi, Nero Wolf è l'investigatore, intendevo. Comunque, anche il nostro Arnoldo qua forse ha mangiato troppo. O ha mangiato qualcosa di strano. Io giorni fa ho tirato un po' di lievito di birra a Colombo dallo balcone e ho sbagliato la mira e lo cane se l'ha mangiata tutta. Il lievito di birra? E beh, la quarantena, Colombo va a fare la pizza. Però sto cane non mi pare proprio in salute. Ma non sarà che tu non l'ha lanciato un boccone avvelenato? Un criminale, un assassino! In effetti, qualcosa di strano c'è. È insonnolito, intontito. No, caro Natale. Chiunque avesse tentato di tirare qualcosa di strano al nostro caro Arnoldo non lo ha fatto per ucciderlo. Non ha proprio nessun sintomo d'avvelenamento. Tu, Natale, fai uso di droga? Erba, fumo? No, sai, capita che i cani trovino qualcosa di questa robaccia dentro casa dei proprietari. E poi la mangiano e c'hanno i sintomi che c'ha lui. Vabbè, lo vedremo dal risultato dell'analisi del sangue. Ti faccio sapere. Ciao. Ciao. Arnoldo, se per davvero t'hanno drogato, felice che ti portano via e ti affidano a un canile o a una comunità. 2 giorni. E in casa di Belarda nessun movimento. Tapparelle abbassate. Se riuscissi a vedere meglio. Un momento. Il binocolo. Il piano di sopra, dove si è rifugiata Belarda. Quella è la finestra. Tutto chiuso a morte. E sotto c'è casa di Mario, il nostro caro, misterioso Mario. Porca troia! Mario! Aspetta, un po' di pazienza. Tanto tra un po' si saprà tutto. A quei è poco ma sicuro. Come dice lo proverbio, 2 giorni e poi lo pesce comincia a puzzare. Che mo si è lo lattarino puzza poco, ma si è la tenca puzza di più.
E se è una balena ancora di più. Una balena. Certo che è strano, eh? È strano che non se ne sia accorto ancora nessuno. Ma non tarderà parecchio. Allora si spargerà la voce e si spargerà in fretta. Vedrai che venillo a sapere per primi, so sicuramente di due ficcanasi. Che ne pensi di mettere un po' di paura? Ma no! Che importa che lo scoprano loro o qualcun altro? Credono di essere furbi, come se non si sapessero il lavoro che fanno. Io so che tu sai, che io so. Quando verrà tutta a galla, vorrei essere dall'altra parte del mondo per leggere i commenti da internet. Tu, dove vorresti andare, per esempio? Ah, a me mi piacerebbe di a Zanzibar, o se no sull'isola di Bora Bora, ma gli aeroporti sono tutti chiusi. E poi, oh, ma lo viaggio costa un sacco di soldi, eh. Soldi? Ma non c'hai l'eredità di Belarda? Eh sì, m'ero scordato, l'eredità. Rispondi. Perché non mi rispondi? Abbiamo messo in piedi tutto questo per niente. È inutile. È tutto inutile. Ho fatto tutto questo per te. Solo per te. E tu, nemmeno mi rispondi. Perché? Perché? Ancora lui. E trutrullalala, lo maniaco omicida. Eh sì, camicia bianca, la modello della macchina è lo stesso. Porcaccia di quella sbomballata, mi vi appresso, pazzo squilibrato. Ma no, mi sta fissando. Mi sono fatto via dal panico. Vedrai che è solo una coincidenza. Ma io svolto in una strada laterale e vedrai che è solo guaritto. Ma sì. Corcazzo, diritto a prosa me. No, strada senza uscita. Basta, un vero detective, un investigatore privato con le palle, non si fa impaurire da un impiegatuccio invertebrato. Io so tosto, so come il Nero Worf. Scendo dalla macchina e lo affronto coraggiosamente. Te prego, abbi pietà di me! Natale! Alfredo! Oh Natale! Ma sei tu? Ma se vuoi sapere perché mi segui?
Io sono venuto a trovare 3-4 gallinelle che per via della quarantena è un po' che lo da veda. Ma è possibile che in qualsiasi situazione pensi solo allo sesso? Ma che ha capito? Sono venuto a Chilo Casale a governare le galline. E mica perché stiamo in quarantena le potremo far morire di fame. Alfredo, ma sai che ti dico io? Ma batta la piatta le underculate le galline! Tata, ma perché sei nervoso così? Fammene da sta roba a mangiare le galline, va. Chi lo sa se le piacerà. Ma sta a cambiare tempo, mi pare di sentire che trona. Dovemmo parlare delle previsioni del meteo? Del meteorismo? Insomma, quello dentro la macchina non era Marzietti, era Alfredo. Io dico, ma non ci avevi pensato che Marzietti c'ha l'occhiali da vista? Ho pensato, magari se ne è coperti con l'occhiali da sole. Comunque, ho saputo una cosa in farmacia. Marzietti poteva contare sul fatto che Belarda pia grosse quantità di sonniferi. Bonson, tranquille e compagnia cantante. Magari quello psicopatico l'ha ammazzata con un mix di barbiturici prima di sotterrarla sotto i pomidori. Ma ci servirebbe pure a me un sonnifero. Non ho dormito mai. T'ho a dire una cosa. A proposito dei pomidori. Stanotte, per scoprire che c'era sotto, mi sono vestito di nero. Ho scavarcato le recinzioni e sono entrato nell'orto di Mario. Eh? Invasione indebita di orto privato. Ma chi te pensi di essa? Per rimesso? O c'è Rocco alla messa? O la signora in giallo? Che hai scoperto? Non ho fatto in tempo a guardare. Perché? Perché il quando tu sei messo a bagliare, ecco perché. Io dico, e va dormito per 3 giorni e non poteva dormire altri 5 minuti. E vabbè, ma che fastidio ti dava? Stava dentro la proprietà mia? Sì, ma stava sveglia tutto lo vicinato. Sono scappato via e alla fine ho visto un'ombra. Era Mario, so sicuro. Mi fissava con quegli occhiali strani. Ha fatto un riflesso con la luce della luna. Senti, Colù, sono tre ore che sto sopra la tazza. Sono arrivato a una conclusione. Mario non è un assassino. Belarda magari sta in vacanza, in Papuasia, in Sharm el Sheikh, beata essa. A me invece mi basterebbe portare spazio un po' locale, sì, e non pensarci più. Sta storia è tutta una pippa mentale nostra, Volo, che si muoì di fuori di capoccia per colpa della quarantena. Può darsi. E come si dice, brutto fumo fa la pippa. Si può arrivare a un punto morto. Insomma, a quanto pare, lo cane tuo si è svegliato. Eh sì, anche un po' intontito. Oggi è pure venuto a visitare lo veterinario. A proposito, appena lo veterinario è ito via, mi sono accorto di una cosa strana. Ciao, Mentore.